Dove si conferiscono correttamente i cartoni per bevande, a volte non è facile individuare il corretto comportamento. Le regole di raccolta sono diverse a seconda del comune in cui si risiede, ma nella provincia della Spezia vengono raccolti nel contenitore degli imballaggi in carta e cartone. E proprio per far conoscere ai cittadini le regole del corretto conferimento, dal 3 giugno in molti comuni della provincia spezzina partirà in collaborazione con Acam Ambiente la nuova campagna di Comieco. Acam Ambiente è il gestore, quindi è colui che realizza la raccolta dei rifiuti e partecipa e collabora sempre con i consorzi di filiera, in questo caso con Comieco, che ha proposto questa iniziativa importantissima perché riteniamo che. L'informazione ai cittadini sia fondamentale per poter ottenere i risultati di differenziazione, di recupero e anche di riduzione dei costi del servizio. La campagna sarà attiva online e offline. Rappresenta l'occasione per tenere alta l'attenzione sui temi della raccolta differenziata della carta. Azioni che permettono anche di risparmiare. I destinatari della campagna, con l'invito di mettere questi contenitori nella carta, sono sicuramente tutte le famiglie, perché spesso a colazione si, si consuma un cartone per bevande e vogliamo togliere ogni dubbio: non va mai nella raccolta indifferenziata, il cartone per bevande va messo nella raccolta della carta qui alla Spezia. E allo stesso tempo vogliamo anche sensibilizzare tutti gli albergatori, i gestori dei bar che utilizzano i cartoni per bevande per fare appunto le loro preparazioni. Questo perché? Perché qui alla spezia questi contenuti di cartoni per bevande... Raccolti con la carta per una questione di economicità. Vengono poi separati in un impianto specializzato, che è sempre qui in provincia, e da qui poi il consorzio si occupa di farli arrivare a una cartiera a lucca, quindi un percorso molto breve che garantisce una nuova vita a questi cartoni per bevande, sia nella parte di carta, sia nella componente che è circa il 25% di plastica. Quindi si dà nuova vita alle fibre e alla parte di plastica. Riciclare è semplice. Come Va differenziato questo? Ad esempio, se questo tappo di plastica dove va? Va separato? Il tappo, no, il tappo di plastica nel caso specifico va lasciato sul cartone per bevande. Tra altre cose, i cartoni per bevande, quasi tutti ormai hanno il tappo che non si stacca volutamente dall'imballaggio per evitare la dispersione nell'ambiente. Quindi la parte del, del tappo uh, va lasciato sul cartone per bevande. Se possibile, il cartone per bevande, va piegato, svuotato e piegato e appiattito e messo nella raccolta differenziata. Plastica e alluminio diventano nuovi prodotti, qui oggi abbiamo dei vasetti appunto per i fiori piuttosto che una piastrella per uso appunto all'esterno che sono il frutto della lavorazione della plastica dei cartoni per bevande. La parte di fibra diventa nuova fibra, nel caso specifico della cartiera di Lucca diventano tovagliolini, fazzoletti, carta a mani e quindi prodotti appunto cellulosici per molti impieghi.